Assessore Vullo, Euroform racconta i mestieri a Villa Seta, si parte lunedì sera. Qual è l'importanza di questa manifestazione? Dice bene, Euroform racconta i mestieri a Villa Seta. Partiamo dal quartiere di Villa Seta ed è un'iniziativa che non vuole essere solo ed esclusivamente fatta lì, ma è la partenza di tutta una serie di iniziative legate al mondo della scuola, al mondo dei mestieri, che sarà riportata poi in tutti i quartieri. Perché Villa Seta? Perché riteniamo fondamentale che Villa Seta è uno dei quartieri dove ci sono tutta una serie di risorse, di potenzialità, di presenze istituzionali importanti. Basta pensare al comando della polizia locale, basti pensare al comando dei carabinieri, al comando dei vigili del fuoco, ai volontari di strada presenti sul territorio, alla parrocchia, a Dorrino, questo trade union, questa sinergia tra tutte le forze positive del territorio e del quartiere, insieme al comune di Agrigento che vuole attenzionare particolarmente queste iniziative. Ma lì andiamo a fare che cosa? Andiamo a raccontare mestieri grazie a che cosa? Agli stand di Euroform che saranno presenti a Villa Seta all'interno della parrocchia concattedrale in Santa Croce e faremo le dimostrazioni di quelli che sono veramente mestieri. L'obiettivo di arrivare a chi? A quella fascia di giovani, a quella fascia di soggetti che forse si allontanano dal mondo della scuola per svariati motivi, ma che si potrebbero appassionare a che cosa? Ad un mestiere che potrebbe diventare momento professionale, personale, ma anche di prospettiva di lavoro nella propria vita. Quindi siamo contenti di questa sinergia. Voglio ringraziare CNA che sarà presente all'iniziativa, i tamburi di Girgenti, i volontari di strada, Croce Rossa Italiana, il Comune di Agrigento, la parrocchia ed Euroform, perché da lì partiamo per dare un messaggio di prospettiva, soprattutto legata a chi? A quella fascia di giovani che si allontanano dal mondo della scuola, ma che potrebbero trovare una bella, come dire, sistemazione in quello che è il contesto del mestiere e della prospettiva di vita futura. Noi siamo in linea con quello che viene richiesto dal mondo del lavoro. Noi da diversi anni ad Agrigento organizziamo i percorsi dell'agroalimentare, della ristorazione, il percorso meccatronico dell'operatore del benessere, ma anche dell'operatore informatico elettronico. Sono questi mestieri che ultimamente sono, da una recente indagine elaborata da Unioncamere, abbiamo notato che sono molto richiesti e in questo siamo stati precursori. Adesso desideriamo con il Comune di Agrigento, con il Sindaco e tutta la sua amministrazione, incidere profondamente sul territorio partendo dai quartieri. Lunedì 5 luglio abbiamo organizzato questa bella manifestazione. Ringrazio il Sindaco, l'Assessore Vullo, per la sensibilità nel raccogliere questo nostro invito che già noi svolgiamo attivamente nelle varie realtà dove ci troviamo. Adesso è il momento di fare sul serio perché le risorse dell'Unione Europea stanno per arrivare e, come dice bene il nostro Presidente Mattarella, bisogna partire dai giovani, bisogna partire dai mestieri, bisogna partire dalle scuole che orientano i giovani verso il mondo del lavoro. Noi ci siamo, desideriamo veramente insieme alle istituzioni, ma anche all'associazionismo privato e al contributo della parrocchia, che è fondamentale, proprio fare una rete sociale che consideri uno sviluppo che parta dal basso. Potrebbe nascere la Seta anche uno sportello ascolto? Sì, questo è il nostro desiderio perché come Euroform l'abbiamo già strutturato da diversi anni. Adesso invece desideriamo contribuire con la nascita di uno sportello, possibilmente dal 1° di settembre, da realizzare nella parrocchia. È uno strumento, diciamo, di informazione, ma anche di ascolto per tutti coloro che desiderano ricevere informazioni e che possiamo orientare verso il mondo del lavoro, verso il mondo della formazione dei mestieri. La comunità ecclesiale di Villa Seta si inserisce in questo percorso mettendo a disposizione le proprie risorse, i luoghi dove noi siamo inseriti, ma principalmente vuole mettersi in sinergia con tutte le altre realtà presenti nel territorio, perché la comunità parrocchiale, la comunità ecclesiale è un luogo dove tutti si incontrano, credenti e a volte anche non credenti, perché bussano alla nostra porta non solo i credenti ma anche i non credenti. Ma principalmente ci mettiamo in gioco perché noi crediamo che la cosa importante è la valorizzazione della persona e dell'uomo. E quindi la prima forma educativa che la comunità vuole offrire è quello di aiutare le persone a prendere coscienza di essere persone, così da poter diventare anche buoni cristiani.
e quindi la nostra presenza vuole essere di aiuto, di supporto, perché la scoperta di un lavoro o di una idea che un ragazzo si può portare dietro e che si può realizzare diventa per noi fondamentale, perché significa aiutare a far uscire fuori quel bene che il ragazzo, quella persona porta, e poterla realizzare per il bene comune e non solo per l'autorealizzazione, che ci può stare perché è fondamentale per ogni persona, però la propria risorsa può diventare un bene per tutti. Questo allora, per questo noi abbiamo aderito a questa forma di partecipazione, e la comunità si rende sempre presente perché vive nel territorio e quindi vivendo nel territorio conosce le realtà e si vuole mettere a servizio delle persone. E allora l'importanza di questo progetto, potrebbe nascere anche un sportello ascolto a Villa Seta, molto molto importante per le famiglie. Sì, assolutamente, intanto un progetto importantissimo e bellissimo, voluto e nato dalla collaborazione tra Euroform e questa amministrazione, che ho accolto subito con grande entusiasmo. L'idea è quella di dare ai giovani la possibilità di crearsi un futuro, di scegliere il proprio futuro e il proprio mestiere, e questa presenza vuole rimanere nel territorio oltre a questa giornata di lunedì, e si sta anche pensando alla creazione di uno sportello di ascolto che possa aiutare i giovani in tantissime attività, quali per esempio il dopo scuola, essere comunque presenti sul territorio e essere soprattutto vicini ai giovani e aiutarli a scegliere bene per il loro futuro. Questa è un'idea che stiamo valutando anche negli altri quartieri di Agrigento, e quindi come questo progetto sarà, questa iniziativa di lunedì sarà la prima di un tour dei mestieri che incontro nei quartieri, anche l'idea di creare uno sportello di ascolto in ogni quartiere ci sembra un'idea abbastanza positiva da tenere in considerazione e quindi poi da attuare.